Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati da Marco Azzurro 1926 su FIFA 21 con la nostra carriera con il Rayo Vallecano, che ovviamente ragazzi è giunta già al terzo episodio. Mi sto già preregistrando tutti gli episodi come starete ben vedendo, infatti questi primi tre episodi li ho registrati nei primi 3 giorni che ho avuto il gioco e quindi ragazzi, veramente vi sto veramente portando tutto alla massima qualità che posso. Oggi continuiamo con il calciomercato. Nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di cassa, abbiamo raggiunto i 7-8 milioni di budget trasferimenti e abbiamo aggiunto molti giocatori nella hub mercato che possono essere veramente utili. Come sapete, i nostri obiettivi sono una punta e due difensori. E sono obiettivi comunque difficili nel momento in cui hai un budget piccolo, ma non è questo il nostro caso. È arrivata un'offerta di trasferimento per il nostro famoso Alejandro Catena, ragazzi, il difensore che nello scorso episodio volevamo vendere, ma abbiamo poi rifiutato la sua offerta. Allora, io Catena lo voglio togliere ufficialmente dal calciomercato perché ho avuto la conferma anche nella terza partita amichevole contro il Crotone che è un giocatore troppo importante e quindi voglio ufficialmente toglierlo dal mercato e vado a fare blocca offerte qui insieme a voi. Ora abbiamo la partita amichevole contro la Spezia, benissimo. Partita amichevole che come sempre andrò a simulare nel primo tempo e a giocare nel secondo. Attenzione, arriva il primo gol della partita. Lo Spezia ha segnato con Bartolomei al 42esimo. Stiamo perdendo. A questo punto faccio finire il primo tempo della gara e poi scendo in campo perché va risolta la partita a modo mio. Finisce quindi il primo tempo. A questo punto, ragazzi, io faccio scendo in campo e me la gioco. Anzi, prima di giocare proprio la partita, vado a fare anche delle sostituzioni. Pozzo a quanto pare non ha giocato bene, quindi meglio giocare con Montiel e per il resto rimango la formazione così. Stiamo molto molto attenti perché si può andare veramente alla conclusione qui con Treco che non è male come calcio di punizione se non sbaglio. Proviamo un po' a metterla sotto l'incrocio. No, ho sbagliato completamente tutto. Sbagliato completamente tutto, colpa mia, colpa mia. Attenzione a verde, il cross Dimitrievski la prende. Attenzione qui, Bebè c'ha spazio per correre. Bamboccione, vai il bamboccione. Si deve fermare, sterza, torna indietro. Va poi a cercare Antonin. Ancora Antonin, attenzione qui, rimpallo, poi la palla che rimane lì. Non si capisce più niente e poi a una certa lo Spezia spazza. Attenzione Antonin nello spazio, che palla che gli ha dato il bamboccione, ma coprono i difensori Spezzini. Cambi, cambi, cambi subito, siamo all'ottantesimo, ancora non si è mosso nulla nelle nostre file, va assolutamente messo in campo Montiel e Suarez si scambia con Comensagna, così rende un po' di più e vediamo un po' cosa succederà. Vai, beh, va a cercare dentro Mario. Mario Suarez si è divorato il gol, porca troia, porca puttana, si è divorato il gol Mario Suarez al 91esimo, madonna, va allenato assolutamente sui tiri questo giocatore, non è possibile che si mangia tutti questi gol, non è possibile veramente, usciamo dal torneo amichevole contro lo Spezia. Usciamo ufficialmente dal torneo amichevole e dobbiamo già pensare al calciomercato, quindi alla stagione che verrà. Siamo a 9 milioni di budget, anzi io scenderei anche un pochino, ma neanche tanto, siamo a 9 milioni e mezzo di budget e possono andare già bene per avviare il calciomercato. Allora, andando a vedere i nomi che abbiamo nella lista, Manai è uno di quelli più abbordabili perché costa solo 3 milioni e 6 ed è un 68 di overall, però voi capite che è un po' troppo poco, dato che noi abbiamo già Antonin, che oltre ad essere un 68 di overall è anche più giovane. Quindi non va bene Manai. Invece Luis Javier Suarez è troppo, troppo forte, è fuori dalle nostre possibilità economiche e nomi più invece come Fransol
e come Con Morsiglio sono molto molto più agganciabili. Veramente è un mercato difficilissimo questo. Poi abbiamo anche Hugo Vallecchio del Real Madrid. Se non vi ricordate male, avevo questa idea io di prendere giocatori da Real e Atletico Madrid, ma questo Vallecchio non mi convince molto. Marvin anche se è molto molto veloce Marvin come giocatore, però in questi ruoli già abbiamo Bebé e Garcia. Quindi non lo so se andare a prendere loro, se andare a prendere questi come esterni. Le idee sono tra Morsiglio, Vallejo, anche se Vallejo è molto dietro perché Vallejo non è fortissimo nelle stats, e Marvin. Marvin però ha 4 stelle piede deboli e 4 stelle abilità, 4 stelle mosse abilità. Però le statistiche mi lasciano un po' a desiderare, cioè è un giocatore solamente veloce, ha 82 di accelerazione e 83 di velocità scatto, per il resto non è granché. C'è Arribas come trequartista, 18enne, quindi questo cresce tantissimo. Riquelme no, Riquelme non lo consideriamo mai. E Nino, Fer Nino, vediamo un po'. Non mi convince nessuno effettivamente, eh. Sono tutti grandi talenti, grandi giovani, ma nessuno di questo mi convince. Invece questo Javi Hernandez per la difesa è molto molto valido. 22 anni, 68, può fare sia il DC che la SA, l'ASA. Che l'ala esterna, insomma, un giocatore con delle statistiche molto, 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 ma davvero molto equilibrate, che crescerà sicuramente. E questi sono i nomi, signori. Mi vado a fare qua gli allenamenti perché i giocatori hanno bisogno di lucidità. Andiamo a cambiare esercizio e andiamo a mettere questo qui. Così se la danno anche loro un poco a gambe. Simuliamo l'esercizio. E poi anche per gli altri simuliamo tutto quanto. Ci dobbiamo andare a giocare questo allenamento, perché così accumuliamo un po' di allenamenti buoni. Perfetto, dai, abbiamo preso una B, dai, va bene così, va bene così. Questo è davvero un bel giocatore, Bernabei, eh? Sarebbe bello se lo riuscissimo a prendere. Può fare anche l'attaccante sinistro e l'esterno sinistro. Se prendessimo Bernabei e risolvessimo tutti i nostri problemi, poi c'è anche Nilton Varela come colpo possibile per la fascia sinistra. C'è anche Resoconto su Luvumbo, che alla fine, detto tutto, è un bel giocatore. Ma il mio obiettivo è sempre Javi Hernandez, ragazzi. Quindi io vado a prendere Javi Hernandez per la difesa. Molto probabilmente sarà lui il nostro primo acquisto. Andiamo a trattare con il Leganés per Javi Hernandez. Voglio proporre uno scambio difensori, però abbiamo già pochi difensori. Magari gli andiamo a offrire un centrocampista, uno di quelli che non ci interessano. Anche se per ora ci interessano tutti i nostri centrocampisti. I terzini, vediamo un po'. No, abbiamo solamente Hernandez e Advíncula, quindi va fatta l'offerta per il cartellino. Vado a offrire 3 milioni di euro. Così dovrebbero accettare, speriamo, dai. Ok, 3 milioni più clausola dell'8%, a me va benissimo. Si va ad acquistare il primo giocatore, si trova d'accordo con il Leganés per Javi Hernandez. Ottimo così. Eccolo qui, Javi Hernandez per trattare il suo contratto con noi. Accettiamo il ruolo importante, a me va benissimo. 4 anni vanno bene perché è un giocatore giovincello, quindi va bene. E accettiamo l'assenza della clausola rescissoria. E ci chiede 3.000 di stipendio più vari bonus. Io vado a togliere il bonus, vado a modificare quello, il bonus di ingaggio. Andiamo a mettere 5.000 di ingaggio e solamente 20.000 di bonus stipendi. Dai, così equilibriamo un po' la cosa. Ok, accettano anche se non era esattamente quello che volevano. Il nostro primo acquisto è Javi Hernandez dal Leganés, ragazzi. Beh, andiamo a vedere le sue statistiche. È un giocatore giovane, 22enne, difensore centrale, può fare sia il DC che la S. Ha un 70 in intercettazioni e
un 70 in controllo in piedi, quindi veramente un giocatore equilibrato. Per il resto, le statistiche difensive sono tutte molto molto equilibrate. Va fatto crescere e diciamo un bel giocatore. Piede sinistro, quindi andrà schierato al posto di Velasquez. E quindi, ragazzi, penso che a livello di difensori stiamo a posto, perché Catena potrebbe crescere ed è un giocatore che ci sta piacendo. E Hernandez, come abbiamo detto, me lo porto proprio in panchina perché è un giovane e quindi va bene. Andrà sicuramente allenato perché al momento ha una lucidità standard al 50%. Adesso i ruoli in cui ci dobbiamo occupare sono l'attaccante e l'esterno, perché voglio un terzino più forte di Martos e una punta ancora più forte di quanto già non sia forte Antonin. Ragazzi, dobbiamo occuparci anche della primavera, me l'ero quasi dimenticato. Andiamo a rivedere un po' i giocatori che abbiamo in staff primavera, perché abbiamo il portiere cinese Kong Win, che promette davvero bene. Abbiamo poi Carrasco, il difensore uruguaiano, che anche è una bella promessa. E poi abbiamo Matthijs Maas, che è un esterno olandese anche davvero forte. 15 anni, ragazzi, 56. Sta crescendo davvero bene. Io, se questo diventa 60, giuro, lo promuovo in prima squadra e lo potrei anche schierare titolare in alcune partite, perché veramente certi giocatori vanno veramente allenati bene, vanno sfruttati bene. Poi andiamo a fare lo staff primavera. Abbiamo questo Juan Millán disponibile e gli facciamo seguire giocatori in Spagna. Anzi, vado a prendermi ancora un altro osservatore, lo andiamo a prendere da un costo possibilmente ridotto. Andiamo a prendere questo albanese, giusto per fargli seguire qualche talento sempre in Spagna, perché voglio assolutamente fare la cantera spagnola quest'anno. Quindi uno dei tuoi osservatori sta giocando, già giocato in questo paese. Ok, quindi dobbiamo seguire giocatori in altre nazioni. Perfetto. Allora andiamo a farli seguire in Sud America, dato che volevamo fare un progetto sia sudamericano che spagnolo. Facciamo trovare nuovi talenti uruguaiani a questo osservatore albanese. Stiamo pompando parecchio i vari giocatori. Adesso andiamo a far allenare anche quelli un po', diciamo, nuovi arrivati. Qui ho fatto davvero pochi allenamenti, quindi gira e rigira farò sempre gli stessi esercizi. Arriva un'offerta di trasferimento per Comensagna dal Sivasspor. Comensagna è un bel giovane che non possiamo assolutamente cedere, ma voglio andare appunto a prendere altri giocatori. Ci ho pensato bene, ragazzi, e come esterno sinistro Fuentes è davvero un bel giocatore, quindi io potrei pensare anche a lui, però in prestito. Voglio prendere in prestito dal Benevento perché costa troppo, quindi lo voglio prendere assolutamente. No. No, ho fatto contatto per acquistare. Niente, niente, ragazzi, sono stupido. Sono stupido, gli faccio un'offerta del cartellino di 1 euro e va bene così. Cioè, sono stupido veramente a volte. E niente, salta il terzino, ragazzi, salta Fuentes come possibile colpo, però diciamo che non era la mia unica alternativa. C'è anche Nilton Varela, però, come detto, è un giocatore veramente forte forte. C'è Bernabei e lo proviamo a prendere in prestito. Dai, andiamo a provare. Il club è interessato a vendere Bernabei in prestito. Penso che non faranno neanche. No, neanche Nilton Varela si può prendere in prestito. Non lo so, non so cosa andare a fare. È una situazione molto molto complicata. Vallejo non può fare il terzino. Quindi direi che la situazione terzino, ragazzi, la dobbiamo risolvere nel prossimo episodio. Consigliatemi l'attaccante e il terzino da prendere. Noi ci vediamo al prossimo episodio. I nomi sono quelli che avete visto, ma potete consigliarmi davvero quanti giocatori volete. Noi ci vediamo al prossimo episodio con il nostro Radio Vallecano e bella a tutti. Ciao!